Bentornati con noi, cari amici, a una nuova settimana insieme con Estate in Appennino. Questa è proprio una settimana molto calda, sia per quanto riguarda le temperature che il programma di eventi estivi che l'Appennino ci propone. Per rinfrescarvi però cominciamo con una notizia che profuma di bianco, si chiama infatti Processione della Madonna delle Nevi, il pellegrinaggio cui siamo stati insieme al nostro inviato Stefano Caselli e che andiamo a vedere sul Monte Cimone. Il Cimone chiama, l'Emilia Romagna risponde. Erano tanti da tutta la regione i pellegrini che si sono dati appuntamento anche questo 5 agosto sulla vetta del monte più alto dell'Appennino tosco-emiliano. Oltre 1500 le persone che hanno partecipato alla festa e alla celebrazione della Madonna delle Nevi. È un evento molto sentito dal territorio, una bellissima giornata arricchita anche dalla presenza del vescovo di Modena e della prefetto, la dottoressa Maria Letizia Papa, che hanno arricchito questa giornata. Per il vescovo è stata la prima volta, per il prefetto mi sembra di no. A quanto ho capito lei ci è stata da bambina quando è venuta qui in vetta e quindi voleva forse rivivere un po' nella veste istituzionale, un po' anche forse rivivere questa esperienza, perché il papà è stato un ufficiale dell'Aeronautica. È stato un ritorno graditissimo nel segno delle memorie familiari e nel segno di valori alti e di una vita di comunità, e per questo ringrazio l'Aeronautica Militare, ringrazio gli organizzatori per questa grande opportunità di vivere insieme questo momento importante, un momento di distacco e di riflessione sulle cose più alte, sui pensieri più alti, che ci aiuta ad affrontare meglio le nostre giornate e i nostri impegni. Il comandante ha fatto gli onori di casa. Monsignor Erio Castellucci, vescovo di Modena, ha celebrato la Santa Messa insieme ad altri sacerdoti della montagna, ma non solo. Credo che, essendo la prima volta che vengo sul Cimone, ci sia veramente una vista unica, c'è un panorama e una esposizione che non pensavo. A parte questo, è molto bello anche dal punto di vista religioso, si sono radunate molte centinaia di persone, abbiamo celebrato l'Eucaristia nel ricordo di Maria, 5 agosto. Credo che sia molto bello esprimere insieme questi sentimenti di elevazione, perché la montagna ci eleva e ci porta immediatamente a pensare a Dio e anche, per chi non fosse credente, a pensare ai valori più alti della vita, e quindi si realizza un incontro molto significativo tra tutti coloro che vogliono il bene. E l'appuntamento, come sempre, è per il prossimo anno, 5 agosto 2018, una nuova festa sulla vetta del Monte Cimone. E ci spostiamo nel comune di Lizzano in Belvedere, più precisamente a Querciola, dove nei giorni scorsi si è tenuta la 25esima edizione della Sagra del Cinghiale. Anche quest'anno non è mancata la musica, infatti si è esibito il gruppo folk Insieme per Caso di Zocca e naturalmente tanti menù a base di cinghiale. Lo guardiamo insieme. Questa è la gente in fila per ritirare i piatti, dall'altra parte c'è la gente in fila per pagare lo scontrino. Siamo alla 25esima edizione della sagra, della festa del cinghiale qui a Querciola, ormai una tradizione a cui non si può mancare. Gabriele, sono 25 anni quest'anno che Querciola, il primo weekend di agosto, organizza la festa del cinghiale. Sembra ieri quando sei iniziato, vero? È vero, è vero. 25 anni, noi lo consideriamo un bel traguardo, però ne parlavamo prima, con tutto il discorso dei 25 anni che sono passati, che il potenziale dopo 25 anni si è ridotto di un bel po'. Speriamo di durare ancora, non altri 25 comunque.
25 anni che fanno il paio con i 30 anni invece del gruppo, perché ricordiamo che la festa del cinghiale qui a Quersola è organizzata dal gruppo cacciatori che tutto l'anno cacciano e poi dopo offrono le prelibatezze a chi in questi tre giorni viene sulla sabbia. Sì, l'associazione Cinghialai Monte Pizzo, che è intitolata a un nostro amico che è stato il primo presidente, che è mancato proprio in un incidente di caccia 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, è nata dalla squadra Cinghialai, che è autorizzata dalla provincia di Bologna, che caccia il cinghiale imbracato in questa zona qui dell'Appennino, confine con Modena e con Pistoia, confini con il parco del Corno alle Scale. E sono 30 anni che andiamo a caccia e siamo partiti il 1 novembre del 1988 con organizzazioni diverse che sono cambiate nel corso degli anni, e sono 30 anni e sono tanti, insomma. Io avevo 27 anni quando adesso sono vecchio, insomma. Qua siamo con il più esperto cinghiaio della montagna, che però per il momento è prestato alla polenta. Siamo arrivati nel momento in cui sta levando la polenta e mettendola negli stalli. Oggi è già la quarta polenta che levo. La quarta polenta solo nella giornata di oggi, insomma nei tre giorni quanti ne facciamo più o meno? Ne 15-16. Qua la stiamo levando, ma quanto ha dovuto cuocere prima? Questa cuoce, la grossa, noi la chiamiamo in Montanari, il granisello, quello dai 40 ai 50 minuti. E poi dopo la fine altri 25-30 minuti. Una domanda più personale invece: c'è più soddisfazione andare a caccia o fare la polenta? Sarebbe più soddisfazione la caccia, eh? Allora, abbiamo visto la polenta, qua vediamo quel che dà il sapore alla polenta. Qui abbiamo il bocconcini e lo spezzatino, il ragù di cinghiale e daino. Fa vedere. Questo è il ragù di cinghiale. Il ragù di cinghiale. Bene. Qui abbiamo lo spezzatino di cinghiale. Qui abbiamo lo spezzatino di daino. Naturalmente con la polenta, ma anche da soli con una crescente. Come uno vuole, polenta, crescente. Sto facendo una tigella, no, una crescentina artistica. E questo sarebbe Gastone, il capocaccia, che piange sue miserie. Però adesso la voglio vedere cuocere nelle panze. Ah, ma adesso, no, questa qui va fritta. Ah, questa è perché noi il nostro capocaccia lo vogliamo friggere. Così impara. Insomma, si lavora tanto, ma ci si diverte anche. Ah, grande. No, beh, ma altrimenti non verremmo, perché sono tre giorni che ci facciamo... Bip! E poi non siete al fresco. No, beh, ma qui siamo in zona, vedi? Friggitrice, tigellieri, macchina questa qui che scalda come un accidente. E, insomma, la prossima porretta sarebbe la zona sauna. Sì. Saga del cinghiale, polente e salsiccia. Beh, certamente, siamo modenesi, bisognava spostarsi e visitare questa sagra interessante, direi. Da dove viene? Da Modena e Rubiera. Modena e Rubiera per mangiare
La salsiccia di cinghiale, com'è? Esatto. Ma adesso te lo so dire dopo. Signora, cosa ha mangiato? Cosa c'era nel piatto? C'era lo spezzatino di cinghiale. Spezzatino di cinghiale, il piatto è pulito, vuol dire che era buono. Sì, sì, è già lì. Vedo un piatto vuoto, cosa c'era dentro? C'era polenta con salsiccia di cinghiale. Il piatto è bianco, non era cattiva. No, infatti. Da dove venite? Molto buono. Da Bologna noi. Ah, sicuramente da Vidiciatico, perché siamo qua in vacanza. Sono 25 anni, ormai è una tradizione questa festa. Sì, noi penso che sarà il 22esimo anno, che veniamo, 20esimo, che veniamo. La prossima volta la medaglia. Grazie. E in questa settimana di Ferragosto, oltre alle sagre, è sempre molto importante parlare di quella che è la ricettività turistica e noi, come al solito, vi portiamo in posti speciali. Anche questa volta siamo tornati a vedere il nostro camping preferito, quello dell'Ecochiocciola. Lo guardiamo. L'estate, si sa, è sinonimo di caldo, sole, aria aperta. In questi giorni di alte temperature ci siamo messi in moto e siamo andati a rinfrescarci da Ottavio, titolare dell'Eco Camping Eco Chiocciola di Maserno di Montese. Ottavio, che caldo, però qua c'è la soluzione. Ma non senti là che c'è un bellissimo venticello e che ci rinfresca? Però abbiamo una soluzione, se per caso viene freddo, noi tiriamo queste tele, queste plastiche e viene tutto eliminato e riusciamo a stare anche fuori. Qui molte volte lavoriamo con i gruppi delle scuole, con i ragazzi quando vengono a fare orientamento. Quest'anno cominciano da marzo, aprile, maggio, sai, delle volte anche il tempo è ballerino e allora avere la struttura che ti permette di operare tranquillamente ci aiuta. Trascorrere il mese di agosto e anche settembre qui in villeggiatura è un piacere anche per le varie attività che organizzate. Sì, ne facciamo tante, dipende, le attività le facciamo a secondo delle persone che arrivano. Se arrivano i ragazzini andiamo in una zona che si chiama La Fredda per vedere le tracce degli gnomi. Adesso le tracce se ne vedono poche perché è molto asciutto, si vedono bene quando è bagnato, che lasciano le loro impronte, perché gli gnomi sono anche piccoli, non lasciano delle grandi impronte, non lasciano degli ormoni, lasciano delle ormine, no? Allora, quando è bagnato si vedono molto meglio, però sono tremendi gli gnometti. Cosa fanno? Loro, perché non vogliono farsi vedere, certe volte la fanno, mettono le scarpe a rovescio e loro vanno a est, però le tracce si indicano ovest perché la scarpa era messa a rovescio, quindi capisci, allora è molto difficile, bisogna essere molto acuti. La cucina di Ottavio all'Ecochiocciola è varia ed accontenta i gusti dei palati più esigenti. Ottavio, i turisti dell'Ecochiocciola mi dicono che qua si mangia veramente bene e infatti dal profumo mi parrebbe proprio così. Beh, è giusto che lo dicono loro, il cuoco non deve mai dire che è buono, come neanche l'oste che deve dire il vino è buono, no? Tu gli devi dare il massimo che c'hai, per esempio noi abbiamo il famoso vino della casetta. Abbiamo un vino che c'è, il mio socio me lo fa assolutamente tutto per noi, e si chiama il vino della vigna del Gheppio ed è una cosa veramente sublime, chi lo beve è incredibile. Questo qui, la paella, sai che io ho girato molto nel mondo e la paella è un piatto popolare. Cosa succedeva? Che la paella loro la facevano specialmente i portuali perché rubavano un po' di qua, come la merciua che fanno a Genova, no?
Ottavio, che abbondanza di crescentine! Oh, che brava che hai chiamato crescentine, non tigelle, si vede che giri molto in montagna, che ormai c'è una raffinata. No, questa, le abbiamo fatte questa mattina e nel mentre che daremo da mangiare voi, almeno così le assaggiate anche, non solo le vedete, che un conto è vedere e un conto è assaggiare. Ecco, quel piatto che vediamo là in alto, che sta fotografando adesso, è un piatto praticamente tipico della roba del posto. È solo la composizione che è diversa, perché c'è dentro tutto, ci sono gli spiedini di carne, spiedini di frutta, c'è il risotto, tutte queste cose. Il cuoco, quando l'ha fatto, si può mettere a sedere a mangiare anche lui, non è che deve fare il primo, poi fare il secondo, dopo arrivare il terzo. Lì praticamente c'è dentro tutto e il cuoco può sedere. Oltre alle varie attività organizzate dal camping, diversi sono gli appuntamenti da agosto in poi. In settembre c'è anche una festa molto nota. La festa molto nota è la festa della patata a Montese. Dopo facciamo anche le feste in ottobre, qua due feste, la festa della castagna, le ultime due domeniche, e contemporaneamente alla festa della castagna, l'ultima domenica e l'ultimo sabato, sarebbe il 28, quest'anno rifacciamo una serata che si chiama Anti-Halloween. Non ci piace Halloween. Facciamo una serata culturale di un signore, un ragazzo molto molto bravo, che ci parla di Dante. Ricordiamo il numero di telefono e il sito internet per prenotare. Perfetto, il sito internet è www.ecochiocciola.com. Il numero di telefono è 335 82 21005. Io normalmente rispondo se non dormo. E da questo splendido panorama ci troviamo in questo momento sul belvedere della chiesa di Montecreto. Io vi saluto e vi ricordo che ci possiamo ritrovare domani, ma che potete anche guardare tutte le nostre puntate sul sito www.appenninonews.it e trovarci sulla nostra pagina Facebook Estate in Appennino. A domani!